via. Ma tu con Plastica 3 sei quasi in dirittura d'arrivo. Wow, guarda, è meraviglioso perché ho trovato il tempo di immergermi perché Lello Lucignano, l'editore della LFA Publisher Italia Spagna, no? Mi ha detto io, noi l'aspettiamo, noi a Napoli aspettiamo Plastica 3. Gliel'avevo promesso, sono in ritardo, diciamo, di una decina di mesi, però ci siamo, Perché c'è insomma, siamo. Plastica 1, Plastica Plastica 1, 2 l'inizio delle cose. Plastica 2, cose molto e pericolose. adesso? Plastica 3, le cose Ecco che c'è anticipato dell'amore. Beh, che certo, Plastica se si lo scrittore è innamora. innamorato, i protagonisti del suo libro saranno innamorati. È un classico. La cosa Okay. particolare di questi libri che tu hai scritto, appunto, è il inventare tantissimi termini. Quanti saranno i termini che hai inventato? Allora, tra Plastica 1 e Plastica 2 abbiamo quasi 1200 parole rilette, reinventate. E il glossario è presente anche a Plastica 3, sì. Sarà un po' più ridotto perché è d'estate, quindi è meno scolastico, diciamo, quindi è più avventuroso nel senso di d'estate. Però ci sono, c'è il glossario, c'è anche queste parole, perché lei è un'adolescente plastica, no? Una ragazzina di 11 anni e quindi si diverte a reinventare le parole e a dargli un nuovo significato. Ma poi, insomma, è Che comunque no, fantastico non è quello. una brutta cosa, è una cosa molto bella quella Ah, di inventare nuove carinissimo, parole. carino, è piaciuto molto. Io pensavo lì per lì, allora, innanzitutto pensavo che mai nessun editore mi avrebbe pubblicato un libro in cui c'erano nell'uno e nel due tipo 500-600 parole, tipo in calce, no? Le note, no? E quindi ho detto, sai, è una follia, è narrativa, figurati se ti pubblico un libro narrativo con tutte queste Cioè, note, chi queste parla deve andare a parole. vedere il significato di tutto. Esatto, praticamente. Cioè, più che altro il significato che lei gli dà, che è un significato parallelo, non come dire anti, però un significato parallelo di una ragazzina di 11 anni che è plastica ed è plastica riciclata, quindi ha una fantasia, diciamo, che insomma, che No, è quella dello è scrittore un po', come dire, e senza indugiare troppo, sottotrip. perché così non ne parliamo E tantissimo, ma quindi, siamo arrivati bellissimo. quasi addirittura d'arrivo Ci siamo, sì, perché il 23 con la marzo candidatura a in scrittore diretta, dell'anno. sì, che migliore autore dell'anno 2022-2023, e quindi il 23 marzo Mi stai l'editore dicendo scioglierà, certo, perché siamo in sei, capito? sei Siamo in emozionato? sei, quindi escluso me, ci sono solo altri 5 scrittori, insomma. Tra l'altro proprio qualche giorno fa la LFA Publisher ha fatto un post, insomma, video in cui l'editore diceva che è una delle case editrici che ha pubblicato di più, case editrici indipendenti, ma Noe App, quindi Noe Editoria a pagamento, che ha pubblicato di più in tutto il 2022, superando anche alcuni colossi dell'editoria, tipo Mondadori, per esempio. Insomma, quindi veramente una bella realtà emergente del panorama indipendente italiano. Quindi, essere, come dire, candidato tra i sei di tantissimi scrittori, non so quanti, probabilmente migliaia, comunque ti fa piacere e ti fa oltremodo piacere perché questo è un progetto molto particolare, rivolto alle next gen, alle nuove generazioni e che in particolare, come dire, va a formare, a informare sulla coscienza ecologica, Certo. perché ovviamente il mondo di plastica è un mondo di cose riciclate, come abbiamo detto tante volte, e quindi in cui le persone sono ex cose o ex parole, ex tante cose possibili in cui, cioè, come dire, è anche un piccolo ventaglio sulla vita di tutti. Cioè, non abbiate paura di rinnovare la vostra vita coraggiosamente, non abbiate paura di cambiarla la vostra vita, perché quando è il momento di fare un cambiamento va fatto, perché sarete in armonia con tutto quello che si sta scrivendo attorno a voi e quello che potete scrivere con la vostra vita, indipendentemente se siete uno scrittore, un dottore, una casalinga, un operaio. Che a proposito di E a casalinghe, proposito di casalinghe, torniamo qui alle teologie delle casalinghe, oggi come ce n'è uno fare? speciale, Oggi ci forse sta più un. bello. Beh, sì, proprio in apertura di questo mese di marzo abbiamo Billy, che è un ex uomo, quindi.
una transgender, no? Billy che ha avuto una vita difficile, però devo dire che molto simpaticamente Billy, come dire, È ora di prenderti si cura di ciò che rende, pensi e di ciò che senti. Studio femmina, 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 una LAM donna della vita, life esagerata. e mental Questo volevo coaching, essere da crescita grande personale e questo sono interiore, benessere diventata. emozionale e Niente, nessuno deve psicofisico. ostacolare i Ti nostri accompagno sogni. verso la tua Vedete, realizzazione Rosalinda, autentica. anch'io sono come lei. Certo, la mia vita non è nella politica, Studio LAM ma della vita i si trova a politici Montesilvano ne ho in conosciuti di via Trasimeno troppi. 13, Era al per telefono stesso dopo 5 sorelle, o il 321 36 primo col pisello dopo 5 rosette. Fratello di 5 sorelle, tutte più grandi di me, tutte pazze di me e tutte che spiavano mamma quando mi faceva il bagnetto. Per loro, quel cosetto che avevo tra le gambe era un misterioso oggetto da osservare e toccare, giocare al pronto soccorso appena restavamo soli era la prima cosa da fare. Loro, la grande equipe medica, e io, il povero paziente che bisognava visitare. Mi abbassavano le mutandine ed esploravano. Certo, il mio cosetto non era insensibile alla loro attenzione da scienziate. Si drizzava e loro facevano qualche passo indietro come spaventate o meravigliate per il prodigioso sviluppo verticale. Poi si riavvicinavano, tanto timide da non crederci, e una alla volta toccavano e ridevano, ridevano. Le loro risate erano di femmine che erano già donne, donne che conoscono il futuro e non vedono l'ora di starci dentro, anzi, sopra. Per le mie sorelline sono stata una meravigliosa scuola di anatomia, ma per me quel cosetto tra le gambe, cos'era? Pisello, mi diceva mamma, il pisello di mamma, ma io non capisco proprio perché la mia rosetta fosse così diversa dalle altre. Mia madre, che Dio l'abbia in gloria, era praticamente costretta a farmi da sarta, dai modelli dei vestitini delle Barbie, quelle delle mie 5 dottoressine mano lunga, realizzava abiti da orlo solo per me. Avevo rubato qualche cipria, rossetti e ombretti a una cugina più grande che si dava aria da. Beh, da poco. Dopo avermelo succhiato più di una volta, mi truccavo e sculettavo quella durante lo spettacolino per i ragazzini del quartiere, tutti arrapatissimi. Quelli più grandi e disinibiti mi cercavano dopo e io, pronto al dopo, mi facevo trovare con un quadernino rosa shocking, fregato anche quella mia cugina, pronto a scrivere gli appuntamenti o fare quello che andava fatto. Presto. Presto, vabbè, e così via, perché poi si addentra dentro particolari anatomici e così via delle sue avventure, insomma, che sai. Poi, l'ipocrisia, parliamo un po' di ipocrisia, no? Ma Parliamo un po' tu puoi di. parlare sempre di Eh sì, ipocrisia. parliamo un po' di ipocrisia, perché c'è ancora molta ipocrisia. Cioè, questi. I ragazzi, diciamo, questi ragazzi che mostrano, come dire, già da adolescenti una precoce, come dire, femminilità, una precoce, come dire, transgerità, diciamo, no? Da una parte vengono bullizzati, bersagliati dai compagni di scuola, da chiunque, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, però, c'è, come dire, la parte ipocrita della società. Dall'altra parte, i maschietti adolescenti li cercano perché, capito, le prime esperienze li fanno proprio con questi ragazzini, capito, che sono un po' femmine, un po' maschio, con cui è più facile approcciarsi con una femminuccia. E questo è una delle tante testimonianze che ho raccolto mentre scrivevo questo libro, no? Davvero tante. Bisogna parlarne, bisogna ancora parlarne. Certe cose bisogna dirle. Certe cose bisogna dirle perché smettiamola con l'ipocrisia sociale, no? Cioè, ma smettiamola proprio a tanti livelli. Detto questo, è il mese della donna, e quindi Zababù è anche il tuo È mese. Tu anche come il ti mio mese. senti da Donna. donna, eh? Donna. In cerca di guai, No, donna, eh? semplicemente donna. E mi dispiace, insomma, se tu dici che c'è ancora È ipocrisia. molta Insomma, è doloroso ipocrisia, sempre molta sentire ipocrisia.
che... Sì, anche sul lavoro, l'abbiamo detto tante volte, anche tra donne, c'è poca collaborazione, c'è no, poco, però insomma, c'è poco il bullismo, queste cose qui sono cose un po' amare. Che soprattutto nella provincia, perché sai, ormai nelle grandi città, come ti muovi, sei sempre all'attenzione, no? Quindi anche a scuola si sta attenti, ma non è così, perché poi vedi l'alto tasso di suicidi di ragazzi e di ragazze omosessuali, i problemi che hanno, eccetera, eccetera. Ma speriamo che, voglio dire, con questo cambio al vertice del PD, perché insomma è una gay dichiarata, insomma, la nuova Edith Schlemmer, questa speriamo che possano lavorare per i diritti civili, ma che possano lavorare per cambiare la mentalità, perché sai, i diritti civili poi sembrano cose che si calano dall'alto, sembrano cose obbligatorie, no? Le leggi noi le subiamo, e invece dovremmo capire che certe cose non dovrebbero avere bisogno di leggi, dovrebbero essere dentro la maturità di una società. E chi è la società? No. La società è Giulio, è Beniamino, certo, è Angela, sono ognuno dei radioascoltatori e delle radioascoltatrici che in questo momento stanno ascoltando il programma o che lo ascolteranno in un secondo momento in broadcasting. Siamo tutti noi la società, e noi facciamo sempre la differenza rispetto a qualcuno che magari può avere una difficoltà, può avere dei problemi, può ancora non capirsi, perché sai, tante persone mica si capiscono subito, ma mica solo sessualmente, in tanti modi. Quante persone, tu quanti amanti hai avuto, tu Zambabu, che non ancora avevano capito che uomo è, che maschio è, chi è, perché, come mai l'hai portato con te, il suo ruolo, mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da solo, se mai. No, vabbè, comunque sia, è un qualcosa che per noi magari sembra un po' superato, no? Tornare sempre su questo, poi dopo magari ti giri e ti accorgi a una cena o quando stai con delle persone che invece la maggior parte delle persone effettivamente è ipocrita. Sì. No, ma poi questo si rivela che perché c'è anche un alto tasso di suicidi tra i ragazzini e le ragazzine che comunque si sentono tra virgolette diversi. Ma io dico, ma siamo tutti diversi, forse dovremmo capire questo, siamo tutti diversi da tutti. Diversi da chi, da cosa, ognuno te la cocce a modo suo, ognuno c'ha il suo cuore, ognuno è diverso dall'altro, e viva Dio, capito? Perché mica siamo i maiali, capito, pronti per sfornare i prosciutti e le salsicce, oppure mica siamo le mucche da latte, capito? Cioè noi siamo esseri umani, siamo uno diverso dall'altro, ammesso che anche i maiali non lo siano, anche le mucche non lo siano, ma questo non lo sapremo mai, perché noi li possiamo, come dire, al momento intervistare. Sarebbe bello, no? Sì. Immagino forse tu quei potessi gatti, intervistare anche un pappagallo, magari pappagallo, sì, che la devo portare. Sì, la devi portare, intervistiamo, vediamo che dice. Beh, vediamo che diabete fanno, ma sicuramente beccherà il cranio del regista. Vabbè, comunque sì, insomma, io credo, sono fiduciosa nel futuro. Quindi, ragazzi e ragazze, soprattutto ragazze, cioè, prendiamo questo mese, no, che si apre come il mese delle donne, non lo prendiamo come un mese, capite, a questo punto possiamo dire più che delle donne, del femminile, ecco, il mese del femminile. Del femminile, ma anche della comprensione dell'altro, dell'altra parte di me, perché siamo tutti maschi e femmine. Ma un bel problema oggi, perché non è solo una questione, diciamo, è una questione proprio che le persone si sono un po' indurite, molto indurite, e forse dobbiamo essere anche un po', insomma, comprensivi su questo fatto, perché sono stati anni difficilissimi e molti hanno ritenuto di irrigidirsi verso l'esterno. Vero. Però è compito sempre nostro, no? È compito dell'arte, è compito della cultura, è compito del giornalismo e quindi anche della radio fare una specie di accendere fari su cose, come dire, che passano un po' per scontate. Sì. Perché se non lo facciamo noi, poi, voglio dire, resta tutto un po' come dire, ah vabbè, sta sempre detto, sta sempre fatto. No,
quelle cose così, hai capito? Che ti fanno sembrare tutto normale quando tutto normale non lo è mai. Lo so. Quando tutto scontato non lo è mai. Quando dico ancora, se amate una donna, diteglielo ogni giorno che l'amate. E voi che amate un uomo, dite ogni giorno che amate un uomo. Che non è sempre facile. Che però, non è sempre facile. E se volete, se vi dovete chiedere scusa perché avete sbagliato, chiedeteli scusa, chiedeteli perdono. Non ci ripensate, perché una scusa non detta è una specie di vuoto cosmico che si crea tra voi e l'altra persona, forse anche un amico, certo, o un'amica, sì, forse sì, anche vostra madre, vostra zia, vostra sorella, vostra cugina. Armonizziamoci. Il vostro, come dire, la vostra, la vostra, come si dice, la vostra superiore, capito? La madre badessa. Cioè, chiedete, cioè, quando c'è da chiedere scusa, quando c'è da dire sì, ho sbagliato, o quando c'è da dire ti amo, ti voglio bene, ditelo, ditelo, perché non tu, sono parole, queste non sono parole. Molti sono buone, come Arthur Fonsarelli. Ti ricordi Fonsi quando doveva dire scusa, che faceva scusa? Beh, perché lui era l'antesignano del bullo buono, no? Perché era un bullo. Però, ma noi non siamo bulli, capito? Noi non siamo bulli, quindi noi abbiamo il dovere di dire, capito? Di aprire il cuore, capito? Anche quando stiamo là così, capito? No, o c'ho ragione io, ma lasciate perdere, capito? Ammorbiditevi. E comunque noi ci vediamo domenica, quindi. Noi ci vediamo domenica a Mare le Donne 2023, Just Talk, a partire dalle 15.30 a Ci Vuole un Villaggio, in via Villetta Barea 24 a Pescara, e ci saremo insieme a tante belle persone, certo, a tante voci interessanti, ma sicuramente qualcun altro si unirà a noi, ed è sempre un gran piacere. Ed è un piacere. Qualcuno mi dice, ma che te le fa organizzare tutte queste cose, capito? Dico, noi siamo presenza, no? Noi non siamo assenza, noi abbiamo un obbligo, essere presenza. Ed è chiaro che una persona che, o due persone, o tre persone che si occupano di giornalismo, di cultura, eccetera, debbano segnare ancora di più la differenza di una presenza anziché di un'altra. È giusto. Io ti faccio i miei saluti, ti mando i miei bacioni. Baci anche a te, baci a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori. E ci vediamo domenica, vi raccomando.